Il 22 febbraio 2017 iniziava la prima stagione della serie La Porta Rossa. Successo inaspettato per la fiction ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli, che oggi compie un anno, a breve la seconda stagione. È passato un anno esatto dalla messa in onda su Rai 2 della prima stagione della nota serie televisiva intitolata La Porta Rossa e diretta dal regista Carmine Elia. I protagonisti sono gli attori Lino Guanciale e Gabriella Tession. Il 22 febbraio 2017 è stata trasmessa la prima puntata della fiction poliziesca, legata alla penna di Carlo Lucarelli. Bisogna sottolineare che si avverte grande attesa per l'inizio delle riprese della seconda stagione della serie, dovrebbero cominciare nel mese di aprile e durare 2 mesi. L'attore abruzzese ha instaurato un legame unico con la città di Trieste, a dimostrazione della grande riconoscenza nei confronti di questo prodotto televisivo. La storia si incentra sul commissario Leonardo Cagliostro, divenuto una figura apprezzata da milioni di telespettatori. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti i protagonisti della serie televisiva, La Porta Rossa, ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli, che festeggia un anno dalla messa in onda della prima stagione? La dichiarazione d'amore di Lino Guanciale per Trieste. I vertici della Rai hanno deciso di riconfermare la serie, dopo la fine della prima stagione, in quanto consapevoli degli ascolti ottenuti, le fiction di cui Lino Guanciale è protagonista, hanno sempre ottenuto il prosieguo. L'attore abruzzese ha espresso il suo desiderio di abitare nella città di Trieste, considerata una delle più amate. Il cast intero si è dimostrato vincente, in quanto capace di portare in Italia un genere frequente soprattutto all'estero, in particolare in America. Inoltre il produttore della fiction ha rivelato la scelta delle location, che vedono delle piccole variazioni rispetto a quella terminata nel marzo scorso. Insomma, c'è grande fiducia intorno all'idea di creare rinnovamento per la seconda stagione della Porta Rossa. Lino Guanciale sarà comunque impegnato anche in altri progetti. Nel mese di aprile sarà protagonista sul piccolo schermo nei panni del noto avvocato Enrico Vinci, pronto a fare i conti con il proprio passato. L'attore abruzzese sarà anche a teatro con la classe operaia da In Paradiso. Mentre l'altra protagonista della serie Non dirlo al mio capo, sta girando la serie Il Capitano Maria, in cui ha il ruolo di un comandante, pronto a fare i conti con il proprio passato e a cambiare città per il bene della propria famiglia. Rimanete sempre aggiornati sulle notizie e anticipazioni del mondo della televisione continuando a seguire il nostro portale online.